può utilizzare in decorazione il nostro pelapatate. Prendiamo lo zucchino, andiamo a lamellare lo zucchino, così ne andiamo a fare circa 5 o 6, non di più, vedete, in questa maniera, ecco. E poi, una volta che ne abbiamo ottenute 5 o 6, però devono essere abbastanza larghe, tutto sommato, non devono essere piccole. Finito questo, togliamo anche l'ultimo, prendo il coltello da matrita, taglio la parte finale per fare una sorta di piedistallo, con l'aiuto di uno stuzzicadente lo andiamo a spezzare, in questo caso qua, sennò altrimenti sarebbe troppo lungo. Poi andiamo ad addoppiare proprio le nostre lamelle ad una e le infileremo attraverso il nostro stuzzicadente che abbiamo posizionato prima. Doppiamo, le bagniamo un pochino perché bagnandole si irrigidiscono, a contatto con l'acqua le tende a irrigidire. Così facendo le andiamo ad montare in questa maniera e poi con altre lamelle che già avevamo fatto, ecco, così facciamo una sorta di coda, dice proprio così, coda di rondine. Ne mettiamo una di qua, mettiamo in questa maniera, poi con l'aiuto di un piccolo ravanellino che abbiamo già prodotto andiamo a sigillare tutto quanto il nostro fiocchetto. Vedete com'è simpatico, com'è carino, proprio con l'ausilio del nostro pelapatate.